È stata rinviata a settembre l'approvazione definitiva della riforma sanitaria. Ieri il Consiglio regionale ha deciso di rimandare la discussione di due degli articoli più controversi, l'articolo 17 e l'articolo 41, che potevano far correre il serio rischio alla maggioranza di andare sotto in aula, a creare fibrillazioni in seno al centrodestra, in particolare la questione dello scorporo degli ospedali oncologico e microcitemico d'Abruzzo, che diventerà ARNAS e il loro transito sotto l'egida dell'ASL numero 8 di Cagliari. Uno scontro che vede contrapposti da una parte l'UDC che vuole la separazione dei due nosocomi e dall'altra i riformatori che invece spingono per lo status quo. In attesa che i nodi interni al centrodestra sulla gestione della sanità cagliaritana si sciolgano, l'Assemblea ha varato tutti gli altri 47 articoli di una norma che ridisegna la sanità sarda, riportando in alcuni casi l'orologio indietro nel tempo. Basti pensare alla rinascita delle ASL territoriali. Anche se la creazione dell'ARES al posto dell'ATS finisce per mantenere un certo accentramento nelle decisioni in materia di acquisti e di gestione del personale, in aula si è ripetuto lo scontro tra maggioranza e opposizione su un tema che è stato decisivo in campagna elettorale per la vittoria della coalizione di centrodestra, che ha puntato sullo smantellamento della riforma attuata dalla giunta Pigliaru, che tante polemiche e proteste aveva suscitato nei territori. Ma ora, al di là delle questioni organizzative e politiche, la sanità sarda deve dare risposte concrete ai cittadini. Le liste d'attesa continuano ad allungarsi e gli utenti sono costretti a rinviare visite specialistiche e controlli di routine. Serve un ritorno alla normalità, pur nel rispetto delle normative anti-Covid, per garantire ai sardi il diritto alla salute, che in questa fase di emergenza sanitaria è stato fortemente compresso, almeno per chi non può permettersi di ricorrere ai privati per potersi curare.